Fratelli bianconeri e non, buon pomeriggio a tutti voi. Ho finito adesso di lavorare, sono in ufficio e mi voglio prendere qualche minuto per parlare con voi di un argomento che avete visto già nella miniatura, palese, di che cosa si tratta. Ma oggi questo argomento lo voglio trattare su due piani. Perché su due piani? Vi spiego cosa intendo dire. Lo voglio trattare uno sul piano esatto dello stupro, quindi violenza sessuale. L'altro lo voglio parlare, ne voglio parlare sportivamente, di quello che potrebbe avere come ripercussione Cristiano Ronaldo una volta fatta questa cosa. Da puntualizzare innanzitutto un fatto molto importante, il fatto che questa cosa è datata 9 anni fa, 2009, siamo nel 2018, quasi 19, quindi sono quasi 10 anni, va bene? Ci sono dei punti da considerare. La prima è sicuramente il fatto che in Nevada non c'è la prescrizione. Quindi, se ti riconoscono colpevole di un crimine, vuol dire che anche a distanza di anni tu puoi ricevere delle pene. No? Non è come in Italia. In Italia ci sono i prescritti e sono di tutti i tipi e generi, no? In Italia c'è la prescrizione e c'è chi su questo ci ha navigato e ci naviga tutt'oggi. In Nevada la prescrizione non c'è, quindi se tu fai del male oggi, fra 20 anni ti possono punire. E fin qui. Chiaramente è innegabile il fatto che questa consolidata, certa, presunta, non lo so, violenza è chiaro che ha delle ripercussioni, sia ai danni di livello di immagine per Cristiano Ronaldo, sia nei confronti della Juventus che avrebbe già perso dei punti in borsa, Cristiano Ronaldo sarebbe già stato tolto dalla FIFA, eccetera, insomma, un sacco di cose che portano a questo. E questo è il lato puramente sportivo. Al quale lato sportivo io dico attenzione, non fatelo arrabbiare, perché se questo si arrabbia veramente, per le altre squadre sono dolori. E per fortuna che qualcuno aveva detto, ma è vecchio a 33 anni. Non so se si è vista la velocità con cui ha fatto il gol domenica a Udine. Non so se si è vista. Ha fatto un gol con un movimento repentino praticamente da fermo. Cioè, non sono gol che fanno tutti quelli, eh? Non li fanno tutti. Non si chiama Cristiano Ronaldo per niente. Quindi, il lato sportivo mi sembra che non sia assolutamente criticabile perché Cristiano ha dimostrato innanzitutto molta umiltà, si è messo la squadra sulle spalle quando è servita, tipo nella partita contro il Napoli, e sta dimostrando una grande, grande, grande professionalità. E questo sicuramente è una cosa che va tenuta assolutamente e rigorosamente a suo favore. Io però non voglio parlare soltanto del fatto sportivo, come vi dicevo, ma voglio parlare anche del fatto violenza sessuale. Che cosa voglio dirvi? Voglio dirvi questo. Io non dico che sia vero, sia falso, perché io metto in preventivo che ci sia il vero, no? Ora però mi piacerebbe sapere se questa storia è vera, realmente è vera. Cristiano Ronaldo è uscita una notizia dove si dice che Cristiano avrebbe pagato 375 mila dollari per il silenzio di questa donna. Allora io mi chiedo, ma questo documento di 375 mila dollari da dove è uscito? Perché mi spiego, se io commetto qualcosa di brutto, vengo da te e ti dico, guarda, ti do 100 mila dollari per il tuo silenzio, ma per il tuo silenzio vuol dire che nessuno deve sapere mai nulla. Come fanno a saperlo che Cristiano Ronaldo ha dato 375 mila? Vuol dire che c'è stato già un processo, vuol dire che qualcuno ha parlato, vuol dire tante cose. E fin qui sono documenti che sono sotto gli occhi di tutti, a quanto sembra. Ok? Benissimo. Quello che però io non capisco è Cristiano Ronaldo avrebbe violentato questa donna. Si sarebbero conosciuti in un albergo e la domanda che mi viene è, anzi sono più di una domanda, sono più di una, sono di più.
Prima, amica mia, dove ti ha violentato Cristiano Ronaldo? Al tavolo del ristorante? Ti ha violentato nei giardini dell'albergo? Ti ha violentato nel corridoio che portano alle camere? Ti ha violentato in bagno? Cioè, tu sei andato in toilette e lui è zompato da di dietro. Questo? Oppure ti ha violentato in camera. Ora, a parte il fatto che ogni scena può andare bene, però secondo me c'è violenza sessuale e violenza sessuale. Ok? Quindi mi spiego. Se la violenza sessuale si fosse consumata in camera, mi spiego, cosa è successo che Cristiano Ronaldo ti ha preso con la forza, ti ha portato in camera? Potrebbe pure essere. Ci credo poco, però potrebbe pure essere. O altrimenti sei tu, donna, che sei andata in camera con Cristiano Ronaldo. E allora a questo punto mi sovviene una domanda. Donna, cosa sei andata a fare in camera con Cristiano Ronaldo? Donna. Pensavi ti facesse vedere la sua collezione di farfalle? Perché vi dico questo? Non per farvi sorridere, ma per farvi capire come funzionano le cose. Perché questa storia che è stata, sarebbe stata nascosta con 375 mila dollari. Cosa vuol dire? Che c'è stato già un processo che ha stabilito che Cristiano Ronaldo dovesse pagare 375 mila dollari e la storia sarebbe finita lì. No, perché in questa storiella ci sono diverse incongruenze che non mi piacciono. Cioè, devo cercare di capire, io non sono un avvocato, però ho avuto spesso volentieri a che fare con gli avvocati e vabbè, lasciamo stare, e ne so abbastanza. Allora, quello che mi viene da chiedermi è: spiegatemi com'è successa la dinamica di questa presunta violenza. Allora, c'è stato un processo? Il processo ha stabilito che Cristiano Ronaldo sarebbe tornato pulito pagando 375 mila euro, dollari alla donna. Allora, se fosse così, il processo dovrebbe essere finito e invece si ripropone. Quindi cosa vuol dire? Che Cristiano Ronaldo invece non è andato al processo perché, voglio dire, chi è che ha stabilito 375 mila dollari? È stato un tacito accordo fra le parti, cioè fra Cristiano Ronaldo e la donna, cioè Cristiano Ronaldo gli ha detto: ti do 375 mila dollari per il tuo silenzio. È così che funziona. È funzionato così. Oppure c'è stato un processo vero che ha sancito che per ripagare la donna della violenza subita, Cristiano Ronaldo o chi per lui doveva pagare 375 mila dollari. Perché questa è la prima cosa su cui far chiarezza. La seconda cosa su cui far chiarezza è perché a distanza di quasi 10 anni si parla ancora di questa storia. Allora vuol dire che non c'è stato un processo? Allora vuol dire che è stata tutta una cosa che deve essere ancora in via di definizione. Mi piacerebbe capirci di più su questa storia, veramente. Perché tra l'altro sui giornali, ma li trovate anche in web, io l'ho trovato casualmente nel web, ci sarebbe praticamente uno scambio di risposte tra la donna e Cristiano Ronaldo, dove Cristiano a un certo momento, non so se è stato un momento della fatidica serata o dove, avrebbe detto a questa donna: guarda, io al 99% mi conosco bene e sono un bravo ragazzo, l'1% non posso rispondere di me. Questa la trovate nel web, io non mi ricordo su che, dove l'ho letto di preciso, però l'ho letto. Ma voglio dire, io credo di poter affermare che su questa storia ci si sta molto costruendo sopra. Ora, per carità, io non voglio dire che possa essere vera, possa essere finta, possa essere... Io non voglio dire nulla, aspetterò che cosa succede, poi parleremo. Però sono talmente stranito,
Perché, ripeto, se c'è un processo che ha stabilito che Cristiano Ronaldo dovesse pagare 375 mila dollari per... non lo so. Se non c'è stato un processo, vuol dire che Cristiano Ronaldo gli ha dato 375 mila dollari per il suo silenzio. Allora, come ha fatto a venire fuori sta cosa? Quindi la donna vuol dire che sta ricattando Ronaldo. Cioè, mi piacerebbe scoprire veramente di più su questa storia, sarei veramente molto curioso e sono convinto che se ne leggeranno ancora tante altre, sono sicuro di questo. Detto ciò, cari amici miei, io adesso vi lascio, vi saluto, provate anche voi a pensare e datemi le risposte sotto questo video, perché ci tengo, mi piace sapere anche le vostre idee. Io intanto vi lascio dicendo questo. Nel mentre che si risolverà questa situazione e Cristiano Ronaldo ritornerà nel posto che gli compete, compreso le fotografie e le immagini sul FIBA World, dov'è che è, e la Juventus riprenderà le sue quotazioni in borsa, perché tanto se è successo 10 anni fa, no? Prima o poi tornerà e tutto andrà bene. Io intanto vi dico questo, e questo ve lo dico sportivamente parlando. Non fatelo arrabbiare. È meglio. Ciao ciao.